Uè, buonasera cari massivi e massive, benvenuti per un nuovo streaming speciale di MMO.it. Io sono Plinius e stasera seguiremo insieme non una, non due, ma ben tre conferenze. Stasera trittico di show, trittico di conferenze per seguire e commentare insieme quella che teoricamente potrebbe e dovrebbe essere la serata più importante dell'anno in termini di annunci, perché stasera si tengono rispettivamente l'Xbox Game Showcase, il Call of Duty Direct, cioè la conferenza sul nuovo Call of Duty Black Ops 6 a seguire, e dopo ancora il PC Gaming Show che sarà alle 22. L'obiettivo è quello di seguirle tutte e tre insieme, ragazzi. Vediamo se ce la faccio. Alla peggio faccio una piccola pausa tra il Call of Duty Direct e il PC Gaming Show, che ripeto inizierà alle 22. Però sarà una lunga serata, ragazzi. Si inizia tra pochissimo, tra 12 minuti, 13 minuti, appunto, con l'Xbox Game Showcase, la conferenza di Microsoft dedicata al futuro delle sue piattaforme e del suo ecosistema, per meglio dire, e soprattutto considerando, diciamo, si aspettano stasera, si aspettano molti annunci, dovrebbero arrivare tanti annunci anche importanti, soprattutto considerando che la Summer Game Fest di Geoff Keighley purtroppo è stata molto deludente. La Summer Game Fest di venerdì sera, sì, che l'abbiamo anche quella l'abbiamo seguita in live assieme, però ragazzi è stata veramente una delusione, ecco, una conferenza non terribile, però ha lasciato il tempo che trova. Quindi speriamo di rifarci stasera, almeno in parte. Quindi buonasera ragazzi, benvenuti, come state? Esatto, buonasera, benvenuto a Sfanculize. Inizia alle 19 l'Xbox Game Showcase. Sì, buonasera, buonasera. Edione, Gatto Matto, benvenuti ragazzi, come state? Siamo qui in questa calda serata di inizio estate, anche se vi dico la verità, qui a Torino non sembra veramente estate perché piove tutti i giorni. Anche in questo momento sta piovendo, infatti ho abbassato le persiane, le tapparelle. Però niente, allora guarda Elione Kenobi, secondo me la conferenza di stasera sarà buona perché la stessa cioè Microsoft in questo è in una situazione in cui deve rifarsi proprio a livello di immagine dopo quello che è successo nei mesi scorsi, ricordate tutti i licenziamenti, i problemi, la chiusura del team di Tango Gameworks, Austin, come si chiama? Arcane Austin, quindi quelli di Redfall, quelli di Prey, ma anche gli sviluppatori di Ghostwire Tokyo, di Evil Within e soprattutto Hi-Fi Rush, che era un giocone. Microsoft in questo momento deve dimostrare che lei è ancora come azienda, come compagnia, è ancora interessata al gaming, che intende ancora puntare e investire forte sui suoi franchise, nonché sull'Xbox Game Pass. E tra l'altro si vocifera anche dell'annuncio di una console handheld da parte di Microsoft. È sempre difficilissimo da dire comunque, una console handheld. È tipo Steam Deck o ROG Ally, per intenderci. E quindi pare che sarà uno show con tanti annunci, con tanti reveal. Poi, nel senso, ragazzi, non aspettatevi le bom centinaia di bombe perché altrimenti resterete sempre delusi. Però, secondo me, sarà una buona conferenza, come d'altronde era già successo l'anno scorso. Perché anche l'anno scorso io ricordo molto bene che la Summer Game Fest era stata deludente. Meglio di quella di quest'anno, perché quella di quest'anno veramente siamo su livelli terribili, però comunque è stata deludente e anche l'anno scorso è arrivata Microsoft a salvare queste serate, quindi niente ragazzi, speriamo bene e fatemi sapere che ne pensate anche voi. Ovviamente ricordatevi,
Se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, di followarci qua su Twitch e soprattutto di abbonarvi per sostenere il nostro lavoro e per supportare il progetto editoriale indipendente di MMO.it. Ultimamente, ragazzi, siamo live tutti i giorni, a parte ieri che non c'era praticamente nulla, e lo saremo anche nei prossimi giorni, perché vi ricordo già che anche domani sera saremo qui, sarete qui sempre con me, per seguire e commentare insieme l'Ubisoft Forward. Quindi ne approfitto per anticiparvi subito che domani, lunedì, non ci sarà il consueto salotto degli MMO col buon Askezo, che è spostato al giorno dopo, martedì sera. Perché, ripeto, domani sera Ubisoft Forward, sicuramente Ubisoft ci mostrerà Star Wars Outlaws, il nuovo Assassin's Creed Shadows, e si vocifera anche che potrebbe esserci il remake di Splinter Cell. L'atteso, mitico, fantomatico remake di Splinter Cell che sarebbe molto bello vedere dopo tutti questi anni, anche perché era stato annunciato tipo 3 anni fa, quindi sappiamo per certo che è in sviluppo perché era già stato confermato da Ubisoft Toronto, però finora non se n'è ancora visto nulla a livello di gameplay, no? Ma neanche un CGI, un cinematic, quindi Sperumabin, come dicono qua in Piemonte. Anche a Milano piove, ma fa un caldo pazzo. Sì, non fa freddo, quello sicuramente. Piove, c'è tanta umidità, fa caldo. Buonasera, Burlocks, benvenuto. Comunque, ragazzi, cosa volevo dire? Ah, sì, oggi è domenica. Se andate a votare, avete fatto, bando alle ciance, ragazzi, avete fatto il vostro dovere di bravi cittadini. Andate a votare, se ancora non l'avete fatto fate in tempo fino alle 23, alzate le chiappe e andate a votare, che è sempre una cosa importante per la democrazia, insomma. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo, si può votare un partito, si può votare un altro, però è comunque importante esercitare il proprio diritto di voto democratico. Quindi ragazzi, io sono andato stamattina alle 8 in punto appena hanno aperto i seggi. C'era praticamente nessuno, ci ho messo 5 minuti. Quindi dai ragazzi, buonasera, buonasera Elion Ryan, tutto fatto, grande Elione Kenobi. Come dico sempre, la nostra generazione non può permettersi il lusso di non andare a votare. Questo per due motivi. Primo motivo, se non voti tu, ci sarà qualcun altro che voterà per te, nel senso qualcun altro farà valere il suo voto per te. E questa non è una cosa che mi piace. Primo motivo. Secondo motivo, se non andiamo a votare noi di questa generazione, sono voti consegnati ai boomeroni come Bidi Silma. Ecco, quindi andate a votare per non far vincere i boomeroni come BD Silma. Mannaggia Silma. Vabbè, scherzi a parte, ragazzi. Piuttosto consegnate in bianco. Cioè, voglio dire, uno può anche disegnare un pene sulla scheda elettorale, no? Se proprio vuole fare il ribelle. Oppure può scriverci pace, banalmente, sulla scheda elettorale. Se uno proprio vuole fare il ribelle. Il voto viene annullato, ma è comunque molto diverso un voto nullo o una scheda bianca rispetto al non andare a votare. Quindi l'astensionismo è un grave problema della nostra società, purtroppo. Quindi niente, ragazzi, votate, votate, votate. E con questo è tutto. 5 minuti e ci siamo, ragazzi. Io ho la conferenza già pronta su YouTube. Xbox Game Showcase followed by Call of Duty Black Ops 6 Direct. Ok, quindi è già ufficiale che ci sarà questo Xbox Games, questa conferenza di Xbox che dovrebbe durare 2 ore, 2 ore in totale però, quindi considerando anche il Direct su Black Ops 6, che a questo punto è ufficiale, il prossimo capitolo della saga di Call of Duty. Mamma mia, Black Ops 6 addirittura, siamo arrivati al numero 6. La cosa interessante è che sarà incluso su Game Pass, sarà il primo Call of Duty in assoluto della serie a entrare ufficialmente nel catalogo del Game Pass, sia Xbox Game Pass che PC Game Pass. Quindi tanta roba, molto un gioco, un prodotto importante di cui sicuramente si parlerà tantissimo.
che giocheranno milioni o forse decine di milioni di persone, soprattutto a questa inclusione sul Game Pass, magari anch'io lo proverò, vediamo, ecco. Certo è che io non ho poi giocato i precedenti Black Ops, io Black Ops mi sono fermato al primo, di Black Ops 1 avevo giocato la campagna, all'epoca andavo ancora al liceo, mi ricordo. Comunque, eventi speciali metto. Ci siamo ragazzi, siete caldi? Dai, direi passiamo alla schermata della conferenza. E mi rendo conto che probabilmente stasera c'è un po' meno gente perché è domenica, giustamente le persone escono, si rilassano. Però questa, quello che ci aspetta stasera è lo show più importante dell'anno, ragazzi. Quindi, dai, 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 cazzo. Ah, e forse lo dobbiamo mostrare anche Diablo 4, vediamo. Eccoci, allora, perché non me lo... Ok, bene, ultimamente ho avuto un po' di problemi col computer, come sapete, quindi mi si resettano i monitor a volte. Beh, che dire, cosa possiamo aspettarci in questi 2 minuti che mancano? Ma allora, vabbè, oltre a Call of Duty che abbiamo ufficiale, sicuramente possiamo, mi aspetto di vedere la prima espansione di Diablo, Vessel of Hatred, che Blizzard aveva già detto che sarebbe stata svelata quest'estate, quindi me l'aspetto stasera, dato che ormai ricordiamo che Activision Blizzard è stata acquisita da Microsoft, quindi fa parte di tutti gli effetti di Xbox. Mi aspetto di vedere anche il nuovo Indiana Jones, Indiana Jones e l'antico cerchio, che è stato confermato per quest'anno, quindi dovrà uscire in autunno, secondo me. magari ottobre-novembre. Mi aspetto anche di vedere ARA History Untold, che è il nuovo strategico Civilization-like, anche quello confermato per quest'autunno, l'uscita. Anche Avowed di Obsidian, il nuovo action RPG open world di Obsidian, anche quello confermato per quest'autunno a meno di rinvii. Poi sarebbe bello anche vedere qualcosa del futuro di Xbox. Sarebbe ora di rivedere qualcosa di Fable. Sarebbe ora di rivedere anche qualcosa su questo benedetto State of Decay 3, che pare sia in sviluppo da tipo 4-5 anni e stasera potrebbero mostrare. Sì, magari una bella domenica relax, ma io sono a lavoro fino alle 22, tante bestemmie, guarda, ti capisco, sfanculaise. Ti mando un abbraccio. Dai, Forza e coraggio, mancano 10 secondi, ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1 e via, si parte. Dal vivo tra 37 minuti, no, in che senso? 37 minuti. Tanto io bevo mentre lui si carica. Un bel aggiornamento. Ok, perfetto, ci siamo, mancano 2 minuti. Un altro countdown. Ragazzi, allora, approfittiamo di questo minuto. Io approfitto di questo minuto per ricordarvi che potete trovare tutte le ultime novità sugli MMO e sui videogiochi online su MMO.it. Abbiamo pubblicato un sacco di notizie in questi giorni su New World, ovviamente, di cui torneremo a parlare molto presto. The Queenfall, The First Descendant, Palworld, Final Fantasy XIV, il nuovo Dragon Age The Veilguard, che verrà svelato ufficialmente dopodomani, martedì, con un video gameplay che seguiremo insieme anche quello. Diablo 4 che compie un anno, Guild Wars 2, World of Warcraft The War Within. Magari stasera vedremo anche qualcosa sulla nuova espansione di WoW Retail, dato che, come detto, ormai Activision Blizzard fa parte di Microsoft a tutti gli effetti. Quindi ci siamo. Ah, partiti! Dai ragazzi, buonasera Andrea Max. Ovviamente ragazzi, datemi un feedback audio. Dovrebbe andare bene perché è tutto come la volta scorsa. Io ho tenuto tutti i settaggi esattamente come venerdì sera quando abbiamo visto insieme
la Summer Game Fest. Quindi, cos'è questo? Un gioco horror? Ah no, vabbè, questo è Call of Duty, ok. Ci anticipano che tra un'ora, un'ora e mezza arriverà il direct dedicato a Call of Duty Black Ops 6. Bene. Good evening. The Soviet Union is no more. Trail di Black Ops 6. Strano che lo puoi sentire adesso. Hanno detto che sarebbe stato alla fine dello showcase, però vabbè. Free from the specter of global conflict. Today we celebrate the mystery of American renewal. Questa è la storia degli anni 80-90. Mannaggia gli americani. Ne hanno combinate di cotte e di crude tra l'Iraq, l'Afghanistan, l'Iran. Ne hanno combinato più danni loro. Ma d'altronde. Che problema c'è? Un po' di armi, un po' di esplosivi e risolvono tutti. America! Graficamente non sembra male, l'hanno sistemato ben benino. Don't trust anyone. La verità mente. You broke into a CIA black site. Are you out of your mind? Things got complicated. Continue to bless the United States of America. Oh, Dio benedica gli Stati Uniti d'America. You just got a first ecco. Look at the campaign for Call of Duty Black Ops 6. Set in the 1990s after the Cold War ends, questo è where the il truth primo trailer isn't ufficiale, what it seems. Ma più tardi ci fanno vedere it's il an gameplay. Honor to stand here representing the creative teams at Activision. And please stay tuned after the showcase where we will take you inside the studios buonasera, to hear directly from Treyarch and Raven who are working on Call of Duty Black Ops 6. You'll get a 25-minute deep dive into the story and a sneak peek at multiplayer and zombies. Volevo dire sottotitolato. It's been 10 years since Call of Duty has been in our show. It's been even longer. Scusate. It's been even longer since all Call of Duty players got the same game at the same time. Going forward, everyone will experience the game, including the Black Ops 6 beta, the season expansions, and the updates at launch. Guarda, sono coglione io, non li avevo visti. There are currently over 100 million people who play Call of Duty every month. Bene. We hope to grow Quanti? That people who play Call of Duty every month. Call of Duty ogni mese, we hope to grow that community aumento un by po' la making grandezza Black dei Ops 6 okay. The first Call of Duty game Perfetto. That will be available in Game Pass day one. Confermato su so no matter where you choose to play, one, everyone is già. Welcome to experience Call of Duty Black Uscirà Ops 6 ufficialmente il 25 on October ottobre. 25th. Black Ops 6, bene. I'm incredibly excited for today's show. I'm standing here thinking about all the passion that has gone in to making this show what it is. It's an honor to share the latest efforts from our partners around the world and from our own creative teams at Activision, Bethesda, Blizzard, and Xbox Game Studios, who are doing what I believe is some of their best work ever. Quelli che sono i loro migliori lavori. And now I get to introduce something that is special to me. Iniziamo da qualcosa che è davvero as someone who per has me. Played games for as long as I have, it's amazing that I get to set up this world premiere. Iniziamo con una world premiere. Dai. So thank you all for joining us.
And please enjoy the show. Dai, anche Phil Spencer è un bel paraculo, va. Speriamo che non ci deluda, ragazzi. Si comincia con Bethesda Presents. Buonasera, Silma. Questo è Avowed. Non è che di Elder Scrolls 6, no. No, questo è Doom. Questo è il nuovo Doom. Nuovo Doom di Bethesda. Ma certo, Bethesda e id Software. Beh, chiaro. L'avevano già leakato. Cioè, diciamo che è molto probabile, è rumoreggiato un nuovo Doom. O un nuovo Exen, ha detto, si dice. Chiaro, ragazzi. Id Software sono dei fenomeni. Vabbè, cosa gli vuoi dire, ragazzi? Questo è cazzutissimo, tamarrissimo. E vedo che effettivamente c'è un'impronta più melee, più medievale qua, più viscerale. Beh, questo piace anche ad Aspiz. Questo spettacolo, grande Sima. Dai, cazzo. Già solo con questo annuncio, già meglio di tutta la Summer Game Fest, Dio santo. Avanti così e sarà una grande conferenza. Doom The Dark Ages, fighissimo. Addirittura con i draghi. Questi li hanno presi direttamente da Skyrim. Nel 2025, bomba. Ovviamente anche questo disponibile al day one su Game Pass, ragazzi. Sì. Tanta roba. Bene, iniziamo benissimo. L'audio va bene, vero? Sì. Who were you before? Questo. Questo è State of Decay 3? What did you believe? Dico State of Decay 3. Sì, Undead Labs, sono loro. E andiamo, dai, anche State of Decay 3, cazzo. Benissimo. Sì, bisogna farsi il Game Pass, sì. Con calma, quando esce. Bene, questo è un cinematic. Speriamo di vedere anche un po' di in-engine o gameplay footage. Magari il 2025? Sì, no, ma è sicuro, sì, ma Undead Labs sono quelli di State of Decay. Tra l'altro, gli sviluppatori di State of Decay sono molti veterani di ArenaNet e di Blizzard, quindi molti ex sviluppatori di Guild Wars e Guild Wars 2. Quindi è da tenere d'occhio questo gioco, perché questo non sarà il classico gioco di vampiri, stupido, ignorante, questo sarà un game as a service, quindi un survival online cooperativo di vampiri. Diciamo un po' ciò che avrebbe dovuto essere The Day Before, ok? Solo che invece di essere uno scam sviluppato da una software house sconosciuta, questo è finanziato da Microsoft. No, questo mi interessa, assolutamente ci giocheremo in coop. Facciamo la base con Askez e gli altri ragazzi. Questo è in sviluppo da tanti anni, almeno 4 anni che ci stanno lavorando. I didn't know you well. Rip però. But we'll keep your memory alive. Beh, inizia bene questo show. Every sacrifice we make matters and will never be forgotten. Ai, boss, mi sa tanto di boss fight. Sì. Questo c'era già nel primo. Nessuno viene dimenticato.
E tra l'altro questo gioco ha anche un sistema di housing, diciamo, in cui ti puoi costruire la fortezza, la base. State of Decay 3, proprio lui. Quando? Anche questo sarà incluso su Game Pass al day one? No, niente data, peccato, peccato. E vabbè, questo magari il prossimo anno. Certo, ragazzi miei, è da 5 anni che è in sviluppo sto State of Decay 3. Ah, Electronic Arts, BioWare ci anticipano il nuovo Dragon Age, The Veilguard. Questo lo vedremo meglio martedì alle 17, mi sembra. Ci sarà una conferenza tutta dedicata. Però questa è la prima visione. Lo scout. Sì, buonasera Infusion, buonasera Greensquid, benvenuti. Sì, hanno iniziato con Doom Dark Ages, si chiama Doom Dark Ages. Questo è il nuovo Dragon Age. Sta facendo vedere i personaggi del party, i vari NPC, cioè i vari companion. Veiljump. Questo sono impazzire, mi dico la verità. What about Darkspawn? Non mi fa impazzire esteticamente. Someone will stand between us and a Però vedremo, ragazzi. Sicuramente molto diverso dal primo Dragon Age Origins, ragazzi. Tanto non ne sono più. Passata una vita. Passati 20 anni, quasi, da One more thing. This crew needs a leader. Someone we can count on. Someone that the world can count on. But where are we gonna find her? Together, insieme sconfiggi gli dèi. Dragon Age The Veilguard. Ma posso dire, non sono per nulla convinto. Autunno 2024. Ragazzi, io ricordo che la BioWare di oggi non è più la BioWare di Dragon Age, Mass Effect, Baldur's Gate. Gli ultimi giochi sviluppati da BioWare sono stati rispettivamente Anthem e Mass Effect Andromeda. Quindi se vi aspettate un capolavoro, io temo che resterete delusi. We chase dreams and embrace shadows. Ok, qui questo è Starfield. Comunque, interessante è il fatto che abbiamo fatto un'anticipazione su Dragon Age stasera. Anche se poi, ovviamente, lo mostreranno meglio nella conferenza di martedì con tanto di un gameplay di 15 minuti. Devo dire, non sono per nulla convinto. Mi lascia molto perplesso il nuovo Dragon Age. Però ne parleremo. Questo è Starfield, ragazzi. Sappiamo già cosa aspettarci. Questa è la nuova espansione, il primo DLC. Shattered Space. Uscirà a settembre. Io su Starfield non ci torno. Manco se mi pagano. Comunque, manco morto. Ho già dato. Io spero soltanto che Starfield venga dimenticato il prima possibile. Così, da così che Bethesda passi a The Elder Scrolls 6. Sono sincero, ragazzi, mi conoscete, sono una persona schietta. Comunque, per chi di voi ha apprezzato Starfield, questa sarà una buona occasione per tornare a giocarci. Sappiamo già che uscirà a settembre. Devo dire, sembra un po' più interessante il gioco base, queste cose che stiamo vedendo. Sembra un po' più originale, un po' più particolare. Il gioco vanilla, Starfield, mamma mia, quanto è scialbo. Ripetitivo, allucinante, esplorare i pianeti. Questo sembra già un po' più, avere un po' più di verve, no? Lo shooting è sempre quello tipico di Bethesda. Ed eccolo, Starfield, Shattered Space. 2024, niente data, ma avevano già confermato settembre. Mi sa che l'hanno rimandato internamente.
E c'è nuove, ci sono nuovi contenuti in arrivo. Vabbè, ovviamente ci saranno, usciranno nuovi update gratuiti oltre al DLC. Nuove patch con nuovi aggiornamenti, nuovo gear, nuove bounty, quindi nuove, nuove taglie, un nuovo sistema di customizzazione, di fatto le mod, nuove case da acquistare. Un nuovo update disponibile stasera, The Vulture, col Creation Kit. Attenzione, arriva il Creation Kit, che a me non me ne frega niente, però a qualcuno potrebbe interessare, soprattutto per il modding di questo gioco. È una buona notizia il fatto che arrivi il Creation Kit. Anzi, un po' il mio audio? Sì, va bene, al cream. Oh, con la 86, chiamate Askez. Folks, if you're just joining us, we're coming to you live in the 10th consecutive hour of our Vault-a-thon 76. Ah, sono basso, avete fatto bene a dirmelo, ragazzi. Oh, it looks like you got one. Carrie's on from Skyline Valley. Aspettate. He's sending the whole family to Vault 76. Faccio un po' di prova. How about that? Skyline Valley. Fatemi sapere se così va meglio. Buonasera, Palla. Buonasera, XLV. Benvenuti ragazzi. Bene, questa è l'update, nuova espansione gratuita di Shenanunda. Nuovo update. Ah, espansione della mappa, che è in uscita questo mese, a giugno. Dovrebbero darci la data, dato che ormai siamo a giugno, no? Rimango nel parere che non ci sia nulla di possibile per recuperare Starfield. È troppo strutturalmente fatto male. Io sono d'accordo, XLV. È un Starfield è un gioco sbagliato concettualmente. È stato proprio pensato male a livello filosofico, a livello di visione, a livello tecnico. Poi sicuramente lo miglioreranno con le non so più parlare. Lo miglioreranno con le patch, con l'espansione. Però il gioco rimane fallato alle basi. Sono d'accordo. Bene, io qui non ho molto da dire perché non sono un esperto di Fallout, come sapete. Però Askez sarà molto contento. Dai, devono dropparci la data però di questo update, che sappiamo che è uscita questo mese, quindi diteci quando. Ah, early 2025, inizio 2025 si potrà giocare come un goal. Con Sky, invece Skyline Valley in uscita il 12 giugno 2024, bene. Questo me lo segno, 12 giugno. World Premiere. Aspettate un attimo, scusatemi, apro un... Sandfall Interactive, non so cosa sia questo. Nuovo gioco, cinematic. One stroke. And everyone of that age vanishes into nothingness. Vale la pena ora Fallout 76? Dicono di sì, fate. Io non ci ho giocato, ma lo stesso Askez dice che adesso è un ottimo gioco. Ovviamente giocateci con gli amici, consigliati in compagnia. Però sì, compagnia di qualche amico è un ottimo gioco. E se lo dice Askez, che sapete quanto è critico solitamente nei confronti di Bethesda. È migliorato un botto e un sacco di contenuto e riceve tanti aggiornamenti. Sì, è giocatissimo. Dopo la serie TV è letteralmente esploso con la 76. Allora, questo è un nuovo gioco. Mai visto. Nuovo IP proprio. Vabbè, dai, è una cosa buona e giusta. Intanto qualche nuovo IP. L'avevi comprato al day one, no? Al day one è stata un... curata, mamma mia, sta idea terribile al day one. L'avevamo anche recensito, l'avevamo stroncato. All'epoca. È migliorato, è praticamente un altro gioco da allora, ragazzi. Even if we fail, we lay the trail. I numerini a schermo sono tipo. È uno stile diverso di fare RPG. We... in Fusion, però ci sta, sembra un po' Final Fantasy. The Expedition 33 di Claire Obscure, non so chi sia, Claire Obscure, Expedition 33 nel 2025, anche questo su disponibile su Game Pass al day one.
Ha molti tratti da JRPG questo che abbiamo visto. Com'è che si chiama? L'ho già mosso. 33 cosa? Oddio, ragazzi. Ho già dimenticato il titolo. Do you think there's a chance my mom's still alive? If your mom's anything like Che cosa you abbiamo qui? think, she'll keep fighting till we find Ah, di Compulsion Games. Questo l'avevamo già mostrato con un cinematic. 33 Expedition, grazie Leone Kenobi. Allora, questo è un gioco particolare con questo stile in stop motion. Infatti, se lo vedete che scatta, è voluto che sia scattoso, perché questo stile è un po' alla Tim Burton. Questo l'avevano già annunciato l'anno scorso. So che non mi ricordo il nome. Artisticamente devo dire molto figo, molto particolare sembra. Non sai farmi fa ma mamma. Tanta roba sul pass, sì. Magari anche un po' di gameplay. Mi fa morire l'accento che gli hanno dato proprio da afroamericano della Louisiana, no? Beh, ci sta, è originale come estetica. Oh, gameplay! Beh, artisticamente è una bomba, ragazzi. Fighissimo. Proprio, dico, a livello di estetica, mi piace un sacco. Sembra quasi arcane, dice. Sì, un po' un tratto. Però vedete, questo non è un cartonesco di. Non è uno di quei giochi con la grafica cartonesca stupida fatta male. Questo è veramente curato. Questo mi piace. Spero solo che non sia scattoso quando poi dovrai giocarlo. Cioè, il gameplay vero e proprio spero che non sia scattoso, ma direi di no. È scattoso soltanto durante le cutscene perché questo stile è in stop motion. Questo gameplay è un action di fatto. È un action adventure. Spero non un Souls-like perché. Basta. Basta Souls-like. Si direbbe un action adventure con una forte componente esplorativa. Visto così su due piedi, poi non so. Questi, sì, questo è un single player. No, State of Decay 3 non è un single player Game Squid. Sarà un game as a service cooperativo a tema zombie. Come già lo erano i primi State of Decay. Ma no, quello ci interessa anche in quanto MMO.it. La palette dei colori, sì, guardate che, no, beh, questo hanno fatto un gran lavoro, ragazzi. Cioè, poi può piacere, può non piacere, però c'è poco da dire, nel senso, hanno fatto un lavorone. Qui siamo a livelli produttivi da gioco AAA. Molto particolare, devo dire. Non sappiamo Game Squid se State of Decay 3 avrà gli eroi pre-made, non lo sappiamo, non abbiamo ancora visto nulla di gameplay di State of Decay 3. Sappiamo che sarà un gioco molto più grande e molto più espanso rispetto a 200 State of Decay, quindi potrebbe anche esserci l'editor di creazione del personaggio. Comunque, questo si chiamava South of Midnight, uscirà nel 2025 anche questo su Game Pass, tutti saranno su Game Pass, ragazzi. Ok, molto figo, molto intrigante questo. Da provare, sicuramente da provare. Ho capito, ma ti sto dicendo Game Squid che State of Decay 3 è un gioco molto più grande, molto più esteso rispetto ai primi State of Decay. E la Software House Undead Labs ci sta lavorando da 5 anni. Quindi, di fatto, è un AAA, ragazzi. È un vero AAA a tutti gli effetti. State of Decay 3, vedremo. Allora, questo è di Blizzard, signori. Signore e signori, è arrivata Blizzard. Secondo me, questa è l'espansione di. O di WoW? L'espansione di WoW, certo. WoW Retail. Iniziano con un po' di nostalgia e poi ci fanno vedere The World Within.
Prima volta, prima volta in assoluto che vediamo World of Warcraft all'interno di una conferenza Microsoft. È un momento importante, ragazzi, eh? Il fatto che Microsoft stia ripercorrendo tutte le espansioni di WoW. WoW Vanilla, The Burning Crusade, Wrath of the Lich King, Cataclysm, Mist of Pandaria, Battle for Azeroth. Ne hanno saltato Warlords of Draenor e Legio. Vabbè, li perdoneremo. No, no, calma ragazzi, WoW su Game Pass. Ah no, ecco, c'è anche Warlords of Draenor. Non lo so, non lo so, io non credo WoW su Game Pass. Secondo me questa è... Oddio, potrebbe. Sarebbe una bomba. Secondo me al massimo mettono una free trial, ragazzi. Shadowlands. No, ma è impossibile che mettano WoW con tutte le espansioni su Game Pass. Questo è il trailer di The War Within, ragazzi. Dragonflight. Vedremo, vedremo, ragazzi. Si mettono WoW con tutte le espansioni su Game Pass. Cambia il mercato. Con una singola mossa Microsoft cambia il mercato. Non spoilerate, se l'avete già visto, non spoilerate. Che cazzo è questo? È The War Within. Questa è la World Soul Saga, ragazzi. Io non vorrei deludervi. Guardate che questo è il trailer di The War Within. Cioè io adesso non so se... Raga, non puoi dire. Mi dispiace deludervi, ma questo è il trailer di The War Within. 26 agosto 2024, quindi fine agosto. Su PC, ragazzi. L'avevo detto. Ma non posso, non mando. World of Warcraft con tutte le espansioni su Game Pass. Your mission is to infiltrate Celino Yask. È semplicemente il trailer di The War Within. No, ma non arriverà mai tutto su Game Pass. Io non ci credo. Al massimo mettono la free trial. Oh, ma così a casissimo? Che cazzo ci fa Metal Gear Solid allo showcase Microsoft? Ma che cazzo ci fa Metal Gear Solid allo show di Xbox? Non ci posso credere. Questo è remake. Metal Gear Solid 3 Snake Eater remake. Allo show di Microsoft. Ma che cazzo stiamo vedendo, raga? Sony ha dato, cioè Sony PlayStation ha dato a Microsoft il trailer, il primo gameplay trailer del remake di Metal Gear Solid 3. Ragazzi, stiamo vivendo, ormai il mondo va al contrario. Incredibile. Lo show Microsoft, io mai avrei pensato di vedere il remake di una storica IP, di uno storico franchise Sony all'Xbox Game Showcase. Non ha senso questa roba che stiamo vedendo, ragazzi. Buonasera, Gaz. Solo delusioni per WoW, potevano fare il colpaccio. Potevano, ma non sarebbe stato sostenibile, ragazzi, WoW su Game Pass. Sì, ma secondo voi, ragazzi, Microsoft rinuncia volentieri alle decine di milioni di abbonamenti di WoW? Dai, su, cercate anche di essere realistici. Comunque, voglio lui, Metal Gear Solid 3 Remake Snake Eater. Non so cosa ci faccia allo show di Microsoft, però confermato, Konami. No, anche questa è una bomba, cazzo. Questo è il primo gameplay trailer che vediamo di questo remake. E lo vediamo allo show di Xbox. Senza senso. Tu ti abboni al Game Pass. Mi fa piacere, Dopic. Però ci sono milioni di abbonati anche a World of Warcraft.
e ci saranno con la nuova espansione The World Within. Oh, Sea of Thieves, vediamo un po' cosa arriva su Sea of Thieves, che rimane sempre uno dei migliori game as a service, e ricordiamo che è incluso nel nostro catalogo dei migliori MMO. The Ultimate Weapon, un nuovo evento. Buonasera, buonasera a tutti ragazzi. Become a villain. Cioè diventi un cattivo, diventi uno scheletro. Sail the most powerful warship. No, metto una nuova nave. No, raga. Sapete che sono un fan di Sea of Thieves. Sea of Thieves, la stagione 13, il 25 luglio, quindi me lo segno. Non è chiaro, però pare una nuova nave. Sea of Thieves stagione. Poi approfondiremo che questo mi interessa. Allora, questo che cos'è? Questo è. Non lo so cos'è. And how is it that you know all of this? Because I am a god too. If you're a god, you're one of them. Non è Obsidian questo, non è Avowed. Questo è un nuovo gioco, sì, l'avevo già visto da qualche parte. Non mi ricordo assolutamente il nome, il titolo. Comunque quella di Microsoft, quella di stasera è una bella conferenza, ragazzi. È un bel ritmo, tanto gameplay, tanti annunci, tanti reveal. Tanta roba. WoW su Game Pass non è realistico, ve l'avevo detto, ragazzi. Però From the makers of... Non l'ho fatto manco in tempo a legge. Questo è un Souls Light. Non Souls Light, Souls Light. Cioè un Souls all'acqua di rose. Flintlock The Siege of Dawn. Il 18 luglio. Madonna, questi formati all'americana mi confondono sempre. Il 18 luglio 2024, quindi tra un mese. Anche questo è disponibile su Game Pass. 18 luglio. Flintlock The Siege of Dawn release. Mi sto segnando tutto, ragazzi. The Flintlock The Siege of Dawn, 18 luglio. We return to you now. Questo è remastered, o meglio remake di The Age of Mythology, signori. Bomba questo, il remake di Age of Mythology. Proprio lui. So che nella nostra community abbiamo molti nostalgici di Age of Mythology. Ed eccoli, gli antichi egizi, gli antichi greci, gli antichi vichinghi e gli atlantidei. Bomba, ragazzi. So rise and wield my wrath. E questo è confermato quest'anno, esce. Probabilmente in autunno. Questo ci giochiamo di fisso, ragazzi. Figata. E non è una, come potete vedere dalla grafica, non è una semplice remaster, ed è remake, l'hanno completamente rifatto da zero. Hanno rifatto anche la campagna single player, il multiplayer, lo skirmish, tutto rifatto. Age of Mythology Retold. Quando? Benissimo, su Game Pass al day one. Che bomba, ragazzi, questa è un'altra bomba. 4 settembre. Age of Mythology Retold release. Molto bene, signori, molto bene. Grandi, ragazzi. Vedo chat invisibilio per Age of Mythology. E beh, i capolavori del passato sono sempre belli quando vengono ripresi i grandi classici, no?
Molto bene, Microsoft sta srotolando il cosiddetto... Ecco, I was wrong. Ci siamo capiti. The Initiative, Crystal Dynamics, questo è... Attenzione, non è finito, questo è Perfect Dark. Questo è il nuovo Perfect Dark, il reboot di fatto di Perfect Dark, la storica serie. Ragazzi, Microsoft sta letteralmente srotolando il cazzo in questa conferenza. Bene, bene, ci voleva qualcuno, cazzo, che salvasse quest'estate dopo quella tristezza della Summer Game Fest che ha dato prima, sì. Bene, bene, questo è gameplay, raga. Cioè, o comunque... È in engine, questo è in engine footage. Madonna, che grafica c'ha? Soprattutto notate l'interfaccia quanto immersiva. Cioè, questa è proprio l'UI del gioco. Ed è tutto, tutte le informazioni sono integrate in questo display. Estremamente immersiva, interfaccia estremamente immersiva. Con anche un sistema di parkour che sembra Mirror's Edge. Cazzo, Mirror's Edge. È un misto tra Deus Ex in prima persona e The Mirror's Edge, un immersive sim quasi. Beh, me coglioni, ragazzi. Me coglioni, certo, un'esperienza molto cinematografica, molto spettacolare, però me coglioni. Tanta roba questo. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. Dopo questa conferenza Sony sta creando un nuovo dipartimento che si occuperà di giochi da tavolo, sì. Diciamo che Sony farebbe meglio a ritirarsi. Sony, go home, you're drunk. Cioè, rispetto a quello che sta facendo vedere Microsoft. Signori, questo è il futuro, eh. Questo è il futuro. Addirittura c'ha tutto questo gioco, c'è la distruttibilità ambientale, c'è il bullet time. C'ha tutto sto cazzo di gioco, c'è la... c'è il fumo dinamico. Il combattimento melee, lo shooting. Ci hanno messo di tutto in sto cazzo di gioco. Questo esperienza sarà costato 200 milioni di dollari da sviluppare questo AAA. Are you all seeing this? Speriamo che mantenga le promesse, perché visto così sembra una figata clamorosa, ragazzi. Perfect Dark, proprio lui. Una data o tiro troppo? Tiro troppo. Dai, niente data, ci stanno lavorando, ragazzi. Questo tantissima roba. Già adesso vale più la Summer Game Fest. Guarda, Gaz, già soltanto il primo annuncio Doom, Dark Ages, già solo quello valeva più della Summer Game Fest. Ed ecco Matt Booty di Xbox Game Studios. From the developers at the Initiative and Crystal Dynamics as the game progresses. Ha detto che questo era gameplay, questo che abbiamo visto. Sicuramente sarà stato un po' pompato, però comunque è gameplay footage. Va bene, adesso solita dichiarazione PR, sono incredibilmente orgogliosi dei loro team che hanno in Microsoft. Doom, Dark Ages, tanta roba. Sì, Bethesda si è vista. The War Within di Blizzard. South of Midnight di Compulsion Games. Beh, di Bethesda hanno mostrato Starfield Shattered Space, la prima espansione, Fallout 76. On behalf of our creative teams at Activision, Bethesda, Blizzard, King and Xbox Game Studios, we thank you for your continued support. Tutti noi in your hands. Non vediamo l'ora di mostrarvi Diablo i nostri prossimi giochi. Ecco, Diablo 4, Vessel of Hatred, la prima espansione, signori. È di Wono, ho fatto vedere semplicemente The War Within. 26 agosto, October, mi sembra. Diablo 4, Vessel of Hatred, expands the demon slaying experience with an all new character class, a new region, and of course, è il momento, signori. Vediamo il reveal di Diablo 4, Vessel of Hatred. Let's take a look. Vediamo l'opening cinematic. 26 agosto, l'espansione di WoW, ragazzi. The War Within. Non lo segno. World of Warcraft. The War Within release.
26 agosto. Perfetto, dai, il momento di Mephisto. Dai, alzo il volume. Mi sa che Nerel ha fatto una gran cazzata a scappare con la pietra dell'anima. Nerel? You're not well. Please, 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 my child, let me help. Stay away from me! Nerel! Is that how I raised you? No, mother. I must carry this burden alone. Qui prosegue direttamente dalla campagna di Diablo 4. But look at you. You're killing yourself. I don't know how much longer I can. I'm here, little magpie. Secondo me questa visione della madre è Mephisto. Proud of you. È Mefisto. But now, questa visione della ma guardate, guardate. To give. Ovvio. No, no, no. Of course it's you. You monster. Let go of me. Let go. No. You made a choice. I warned you, little magpie. There would be consequences. Ah, è finita benissimo, Nerel. Sì, è Mephisto questo. Lord of Aether. Surrender. No! I control the stone! Sì, come no. The stone. Eccolo. You control nothing. È tutto un sogno, forse. No. Maybe you're right. Mi sa che l'ha ammazzato. Ma una bella fine, chi gioca con la pietra dell'anima. Come, Mephisto, Lord of Hatred. Il signore dell'odio torna l'8 ottobre, Vessel of Hatred. Confermato 8 ottobre, signori, e anche questa è un'altra discreta bombetta. Vessel of Hatred. Bene, oh, bene. Right. Bene, passiamo a Playground Games, right. Fable. You wanna know all about heroes, dear? Vediamo anche well, Fable. You have come to the right place. Cause, who better to tell In you all game about footage, them? Siamo sicuri? Hero of them all. Questo in game footage questo? There he is, in all his finery. Cheers. Tanta roba, ragazzi. Eccolo, questo è, sì, questo è gameplay footage. I mean, sure, you get your mega fans. You are like literally my favorite person. You haters. Tanta roba, ragazzi, pure Fable ci fanno vedere stasera. Your chances and the occasional giant toad for some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. I'm a hero. I should do what I want. We thought you could save her. You know, it's your life allora, and graficamente death tantissima That's roba. What defines you.
D'altronde è fatto dagli stessi sviluppatori di Forza Horizon. Quindi, tecnicamente mi aspetto una Madonna. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Cioè, stento a crederci. Fatico a credere che sia veramente gameplay questo, se lo è. You know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. Questo no. Skill, questo. The talent. In engine, questo è in engine. Gameplay, non lo so se è davvero gameplay, però è sicuramente in engine, ragazzi. Terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. I'm going to fix it. This place, and no one is going to stand in my way. Fable 2025 confermato. Bene, prossimo anno anche questo su Game Pass. Forse no. Sì, sì, no, confermato. World premiere. Sì, io non credo che fosse gameplay footage, ma sicuramente era in-engine footage. Sì. No, sicuro prossimo anno, perché quest'anno esce già Avowed, di grande action RPG di Obsidian, quello. Cos'è questo? Questo è il classico shooter... Vabbè, questo non può mai mancare, no? Nell'industria videoludica odierna, nel 2024, non può mai mancare il classico... Hero shooter free to play. Però posso dire, almeno questo ha un suo stile. Meglio questo di Concord. Se me lo mettono free to play è sicuramente più onesto e più interessante di Concord. Almeno devo dire che artisticamente non gli si può dire un cazzo. Cioè, esteticamente si vede che ci hanno lavorato. È un hero shooter 5v5. Come si chiama? Fragpunk nel 2025. Vabbè, sarà free to play almeno lì. Meglio di Concord comunque, Detto ciò, ma sì, c'è sempre palla, lo shooter free to play non può mai mancare. There is nothing left for me in the city. So, I have traveled back. Questo è il Souls like dei ratti. Il Souls like con protagonista il topo. Non lo so, è un mercato ipersaturo quello degli shooter. Però se continuano a farli è perché evidentemente ci fanno tanti soldi. Poi vi dico, free to play ancora può dire la sua, no? Il vero problema è come è Sony che ha fatto Concord, che è l'ennesimo hero shooter che sarà venduto a 40 euro. Quella è la roba. Poi di testa in ritardo di 8 anni. Sì, il Souls dei ratti. Ma tu ci scherzi, la palla, ma esiste già. Cerca Iron Tales su Steam. È il Souls Lake con protagonista un topo. Ed è anche molto carino, personalmente. Cercate Iron Tales. Non è questo, cioè è un altro gioco che esiste già. Questa è un'altra cosa. Guarda, se vuoi streamare un Souls Like coi topi, palla, Iron Tales. Questo invece è Winter Barrow, Early 2025, quindi inizio 2025. Bene. Vabbè, dai, un indie carino, ci sta per cambiare un po'. Tra una bomba e l'altra, diciamo che anche Microsoft può rifiatare, no? World Premiere, dai. Sarebbe anche bello vedere. My mixtapes bend others to my will. Ma questo è di Annapurna. It's a strange, almost cosmic talent. Annapurna è un publisher molto apprezzato comunque. Gioco di skate. Gioco di skateboard ambientato nell'America, nella profonda America. And any trouble was good trouble. This year I want to ride a flaming stallion of delinquency. Yes. Vabbè, diciamo non è il gioco che ci interessa a noi di MMO.it, però carino questa roba. Experience the freedom of the teenage wasteland, sneaking out. Sembra un po' Life is Strange, un po' skate.
a little more. Un mix di vari generi, si direbbe. Yeah, little Rockford, go nuts! È il gioco per Fate, quello che abbiamo visto prima, Frag Punk, lo shooter competitivo. Gioco perfetto per Fate. Devo, Roxy Music, ah, con delle musiche, con sonora spettacolare. Ma che è? Volano pure in sto gioco, non bastava gli skate, ma volano pure. Your greatest memories are stored in music. Vabbè, devo dire. You're invited to go back. Non è il mio gioco, però intrigante, ragazzi. Cioè, bisogna sempre distinguere ciò che piace a noi da ciò che è fatto bene. Questo non è il mio tipo di gioco, però è fatto bene. Tu non ho capito come minchia si chiama. Ah, mixtape si chiama. Anche questo su Game Pass, ragazzi. Misto tra Life is Strange e Stranger Things. Stile Artful Escape. Non lo conosco Artful Escape, però. Eh sì, sembra un misto tra un'avventura grafica. Ma non c'è tempo, ragazzi. Possiamo già al prossimo. Questo è Microsoft Flight Simulator. Sì, perché vedete, powered by Azure Satellite Data, sviluppato da Asobo. Ricordiamo che Asobo si occupa del supporto. Questo sarà il nuovo aggiornamento, sapete che ogni anno esce un update. The Next Generation of Microsoft Flight Simulator. Beh, questo gioco, ragazzi, quando è uscito era la roba più next gen mai vista. È uscito, ricordiamo, questo gioco è uscito nell'agosto del 2020, quindi 4 anni fa, ragazzi. 4 anni dopo è ancora il singolo prodotto tecnicamente più avanzato che esiste in circolazione, perché non esiste niente come Microsoft Flight Simulator a livello puramente tecnico e tecnologico. E questa sarà la nuova espansione. Sky is not the limit. Ah, per mettere le pubblicità. No, lol, puoi portare i VIP. Addirittura l'agricoltura. C'è il Rescue. Beh, cavoli, lo stanno espandendo parecchio sto gioco, eh. Già era un capolavoro tecnico quando è uscito. Adesso questo bisogna dirlo ad Askels, edito e Nike. Il buon Askels aveva fatto un sacco di streaming di Flight Simulator all'epoca. Le scie chimiche, esatto, Rain for Fun. Scie chimiche sopra i nostri volti. Tira sullo sguardo del cielo e siamo tutti coinvolti. No, comunque, che dire, tanta roba, addirittura ho intravisto uno Zeppelin. Se vi piace l'aviazione, se vi piace Flight Simulator, ragazzi, le mongolfiere. Questo gioco è una hit. Hanno messo la carriera? Sei sicuro, Alessandro? Non lo so se hanno messo la carriera, cioè loro hanno detto che hanno messo delle missioni. La carriera non credo. Comunque 19 novembre 2024. Me lo segno. 19 novembre Microsoft Flight Simulator 2024. Oh, qui abbiamo un trailer per i 10 anni di Teso. Vabbè, classico, sappiamo già. Tanto è giusto, sappiamo già cosa dicono. Giusto pochi giorni fa è uscita la nuova espansione Gold Road. E qui fanno un filmato celebrativo per festeggiare i 10 anni di Teso. Tanti auguri di Elder Scrolls Online. Beh, molto interessante comunque. Dico Flight Simulator, giocone. Teso avrebbe tanto bisogno di una svecchiata. Ma perché sta musica non c'entra veramente un cazzo con Teso? Che... perché sta canzone con The Elder Scrolls Online? Non c'entra niente con il gioco. Vabbè. Madonna, che cringe sta canzone!
Il potere dell'amicizia. Sai com'è? È un MMORPG. Praticamente è anche bello. Belle anche le missioni, ma il combat e le animazioni, Dio mio, fanno schifo. Mi sono distratto, mannaggia. Aspetta, mi hai distratto, Game Squid. For limited time play, all DLC for free. Ok, quindi per i 10 anni ci sono tutti i DLC gratuiti. E poi Gold Road, sappiamo, è già uscito su PC e Mac, ma il 18 giugno uscirà anche su console. La nuova espansione. Sì. Il combat system è la cosa... è il problema di questo gioco, il problema di Teso, ragazzi. Sto facendo casino intanto. Il nuovo gioco di Deck Nine. Momento epico che io ho brutalmente skippato saltando 20 secondi di conferenza. All new supernatural modern mystery. Madonna, quanti ne sta mostrando questi giochi supernatural? Vabbè. Dai. Ah, beh. È un nuovo Life is Strange? Nuovo Life is Strange. Vabbè, dai, ci sta un nuovo Life is Strange. Certo, stanno usando veramente un botto di single player. Beh, comunque, va bene. Sì, questo è Life is Strange. Va bene, dai, vediamo il nuovo Life is Strange. Io avevo giocato il primo di Life is Strange. Molto bello. Every step. Carino, dai. And only I can investigate both realities. Hang on. Parallel world? It's the same as this one, except you're... No, Final Fantasy 14 è molto meglio. Final Fantasy 14 al tab targeting, come if WoW. Invece Teso è un ibrido fatto male. The same murder. Purtroppo. Le animazioni di Teso sono terribili. Avevo tanto bisogno di una svecchiata, ma purtroppo non lo fanno mai, ragazzi. Perché lì, come tocchi qualcosa, si rompe completamente il gioco. Comunque, Life is Strange Double Exposure uscirà il 29 ottobre. 29 ottobre. Life is Strange Double Exposure. Questo è Bethesda. Signore e signori, Indiana Jones. Bene, dai, voglio la data. Di questo voglio la data, ottobre, novembre, deve uscire entro fine anno, quindi vediamo di muoverci. What you going to do, Indiana? Ricordiamo che sarà in prima persona. These artifacts have a deep connection to something in the past. Boss believes they hold a kind of power. Discovery that could change the world. What were you doing out there? Fresh air! We have to find the stones, Gina. Or they will. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you'd get a perfectly aligned circle. The Great Circle. Exactly. I intercepted the Morse code coming from the Himalayas. Questo ci giochiamo, raga. Questo lo streamo tutto. Io sono un fanboy di Indiana Jones. Anche se gli ultimi film. Mamma mia. Let's get a closer look. Chi era che mi ha consigliato di guardare l'ultimo film di Indiana Jones? Gotta find a stone and get off this shit. Plinius, guardati. L'ultimo Indiana Jones, è un filmone. Mamma mia, che merda di film. Speriamo che questo gioco sia meglio, ragazzi. What was that? We'd better hide. Vabbè, comunque lo vedo già abbastanza avanti, eh. Mi sembra pronto a uscire sto gioco. Giusto un po' di pulizia, un po' di civilizzazione. Ciao. Hey. Ciao. Lei è il personaggio femminile, è interpretato dalla Mastronardi. Orgoglio italico, ragazzi. C'è la nostra Alessandra Mastronardi a fare lei, Gina. Grande. Tra le nevi molto interessante, devo dire. What stone?
Indiana Jones tra le nevi non capita spesso di averlo. Fear of heights? Yes! And I have it! I endured this dreadful mountain even if my mind was screaming every step of the way. Because of a concept you narrow-minded Americans will never understand! Beh? Devotion. Total and absolute devotion to the fatherland. You have no purpose. What you have is your stupid American cartoons. Choo-choo! Choo-choo! Ha 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 ha! You laugh and dance, celebrating your own idiocy and drinking the piss you call beer! I will walk through fire for the devoted men of the Reich. Give me that stone. Now! Can't give you what I don't have. I shall search your corpse to make sure! Wait! Please wait. Give me the stone. Gina. Momento a lanciare. Va bene. Ci sta. D'altronde Uncharted nasce da Indiana Jones. Gina! Sì, diciamo graficamente non è una Madonna di gioco. Però posso dire sti cazzi. Non mi interessa tanto quello in termini di Indiana Jones. Sì, diciamo non è Perfect Dark. Quello che abbiamo, il Perfect Dark che abbiamo visto prima in confronto era clamoroso. Però oh, non è neanche brutto, guardate il colpo d'occhio. A me la cosa che convince a me sono queste questo combattimento con le animazioni in prima persona. Figo, ma non mi convince al 100%. Comunque, Indiana Jones è l'antico cerchio. Dai, droppateci la data. È il momento. Vabbè, classico. 2024, ancora niente data. Vabbè, confermato comunque entro fine anno. Evidentemente vogliamo prendersi tutto il tempo possibile fino all'ultimo. A questo punto me l'aspetto pochi a fine anno, novembre o dicembre, ragazzi. Comunque è stato confermato. Se sì, no, ma io questo me lo compro proprio e palla. Perché mi interessa Indiana Jones. E vabbè, sì. Segnala cosa, Alessandro? Sono tutti su Game Pass disponibili, quelli che stiamo vedendo. Questo è il gioco di Mac. Gioco di Robot Tony. Non è il mio, però potrebbe interessare al buon Ray. Vediamo che il buon Ray ha giocato e recensito per noi Armored Core 6 Straight Out Files of Rubicon. Non c'è molto da dire, ragazzi. Gioco di robottoni, io non sono un esperto. Non ho capito se è single player o Mecha Break 2025. Non lo so se è competitivo, ragazzi. Non sono la persona giusta per approfondire i giochi di Mecha. You never know you are a monster.
until someone comes to slay you. The first signs are really subtle, but over time, it becomes clear. The gift changes you, slowly consuming every little part of your humanity. Dice che è un multiplayer competitivo ad arena? Buon per voi. Beh, diciamo che se cerchi un single player di Mac, solo pochi mesi fa, l'estate scorsa, è uscito Armored Core 6, appunto, Lean Squid. Ma ne sono usciti tanti giochi di Mac single player, ragazzi, se vi informate. Se vi piacciono i Mac, ce ne sono tanti. Questo sembra un Souls-like, un action... Sì, scatta un... diciamo che tecnicamente è molto indietro questo, eh. Vedete che scatta? No, beh, questo non ci siamo ancora, dai, magari sarà carino, ma... mi sembra che devo lavorarci ancora parecchio su questo. Questo è incredibile quanti Souls-like orientali stanno annunciando. Cioè, questo è l'ennesimo Souls-like ad ambientazione orientale. Com'è? Che si chiama? Fermi, non ci sto capendo più niente. Nothing is Forever è il titolo, o Wuchang Fallen Feathers, non si capisce niente. Vabbè, Wuchang Fallen Feathers, anche questo dal day one, tutti al day one. Cos'è, un gioco piratesco? Skull and Bones. Ah, ma questo è Avowed. Avowed Obsidian, ragazzi, è il momento. Find the roots of this terrible plague. Bene, rivediamo in azione. E questo ci troppo a una data. The dream scourge is but a symptom of a deeper, more dangerous rot. Devo troppare una data perché avevano già confermato autunno. Tame the chaos that plagues the living lands, so that those who remain standing can shape its future. Questo è il classico GDR di Obsidian, ragazzi. Gli Obsidian sono maestri. There is more wonder in this world than eyes alone can see. Classico action RPG. Riprende molte cose da Skyrim a livello di animazioni e di combat system. No, no, questo è confermato per l'autunno. Dovrebbero droppare la data adesso. Vediamo. Io dico ottobre-novembre. Scegli da che parte stare. Poggia il tuo destino. Sempre così. Quanto sono stereotipati sti trailer. Va bene, comunque, foggia il tuo destino. Avowed confermato 2024. Anche qui niente data, però avevano detto in autunno, quindi anche questo uscirà a fine anno, proprio come Indiana Jones e l'antico cerchio. Peccato che non si sentano ancora pronti a rivelare la data ufficiale. Evidentemente si prenderanno tutto il tempo possibile da qui a fine anno. Comunque l'importante è che non sia stato rimandato, Bom. Questo ci interessa, sì. Ma gli RPG di Obsidian sono in prima persona, Rain for Fun, anche The Outer Worlds, l'ultimo RPG che avevano fatto, era in prima persona. Poi non lo so, probabilmente si potrà anche... bisogna capire se si può switchare in terza, come nei giochi Bethesda, perché se sì, non è un problema, schiacci un tasto e switch in terza persona. Questo non so cosa sia. Voglio cercare su Google intanto. About third person. No, sembra che sia un RPG in prima persona, Vaud, cioè è proprio stato pensato come un GDR in soggettiva. Cos'è questo gioco? Mattissimo. Non riesco bene a decifrarlo, ma interessante. Atomfall, è tipo Atomfall nel 2025 anche su Game Pass. Come si chiamava quello russo? Dai, quello che è uscito a febbraio. Febbraio dell'anno scorso, il gioco Atom. Aiutatemi, ragazzi.
Un altro gioco orientaleggiante, bene. Did your father ever tell you why my bones ache in ma che sta? Weather? Ma no, ma che sta? Ma no. They're soldiers. Atomic Heart. Grazie, Dopi. Praticamente quello, sembra quello, Atom Fall. They talk of peace and dream of war. Ah, interessante, che cos'è questo? Cioè, comunque è impressionante quanti giochi stanno facendo ambientati nell'antico Giappone o nell'antica Cina. Cioè, in quest'ultimo mese abbiamo visto tipo 20 giochi, abbiamo visto annunciare 20 giochi ambientati nell'antico Giappone o nell'antica Cina. Una delle ambientazioni più veramente inflazionate nella storia dei videogiochi. Ma questa è Assassin's Creed, si è buttato a salto della fede. Ma è Shadows. Ma è Assassin's Creed Shadows. Io non pensavo che l'avremmo visto stasera. E domani che ci mostra Ubisoft all'Ubisoft Forward? Vabbè ragazzi, incredibile, la sorpresa, primo gameplay di Assassin's Creed Shadows all'Xbox Game Showcase. Di certo che scatta, però ragazzi dovete sistemarlo perché non può scattare il trailer. Mamma mia. Buonasera, intanto chi si è connesso adesso, ragazzi, benvenuti. Ah, esteticamente molto bello, tecnicamente ancora un po' indietro, ancora un po' sporco. Cos'è? Colore in bianco e nero, modalità Akira Kurosawa. 25, no, vabbè, questo già lo sapevamo. Vabbè, niente, tanto lo mostreranno domani durante l'Ubisoft Forward. Assassin's Creed Shadows. E invece qui chi è che citava Stalker? Ecco, abbiamo Stalker 2, Shadow Chernobyl. Schife. Se non lo rimandano ancora, però questo esce a settembre. Valimo svizze. Anche questo sarà su Game Pass. Vuoi tilki pogliante na це? Край. Чарівний край, чернемоша і прута. Ти моя любов, ти рідна матінко моя. Lo so ragazzi, ma adesso non torniamo sulle polemiche storiche, perché Assassin's Creed non vuole essere un gioco realistico e non lo è mai stato. E sicuramente non lo diventerà con Shadows. Vabbè, devo dire che lo vedo già meglio, rispetto a all'ultima volta. Questo è Stalker 2. Sicuramente ha subito un piccolo downgrade, ragazzi. Mi ricordo i primi trailer di questo gioco erano qualcosa di clamoroso, impressionante. È stato subito un piccolo downgrade, però bisogna anche capire che con quello che hanno passato gli sviluppatori è già un miracolo che questo gioco esca. La guerra in Ucraina. Vedremo. Sicuramente lo proveremo. Askez è un grande appassionato di Stalker, quindi poi su Game Pass. Sembra molto, sa anche di Metro, no? Sa molto di Metro. Усі ці жертви, усі ці смерті, який в них сенс? Зона така, якою бачиш її ти. Абе, comunque. Meglio sui documenti un po' di più, su cosa? Я ж показав тобі, якою я її. Ah, parlate di Assassin's Creed Shadow. Sì, Yasuke. Era un samurai di Oda Nobunaga. Stalker 2, Art of Chernobyl. Confermato il 5 settembre, ragazzi. Quindi niente più rinvii. Beh, questa è una bella notizia. E anche questo discreta bombetta, ragazzi. Poi ripeto, sicuramente mi aspetto un gioco che avrà dei problemi. Però, spettacolo. We can't wait for you to experience their game yourselves on September 5th. Today, you've seen amazing games from creators around the world, from both our partners and our own studios.
from the biggest blockbusters to original independent games. I hope you enjoy the breadth of titles coming to Xbox. In addition to all these great games, we're introducing a new all digital Series X. Eccola, una nuova console Xbox Series X all digital e aumenta lo storage da 1 TB di SSD. E più l'edizione nera da 2 terabyte di SSD. Vediamo se annuncia anche la console handheld di cui si vociferava. It's our mission to make Xbox the best place for you to play by including the titles from our own studios in Game Pass at launch. By bringing your games into e l'obiettivo the è rendere Xbox il miglior ecosistema su cui giocare, sia Xbox Series X la console, sia il PC, quindi Windows. Xbox consoles, PC and cloud. Console Xbox, PC e cloud. Xbox today and in the future. Questo è il futuro di Xbox. On the next generation. Dai, un'ultima bomba. Immediately after showcase ends, Call of Duty Black Ops subito dopo della fine di questo showcase inizia il direct dedicato a Call of Duty Black Ops 6, questo lo sapevamo già, sviluppato da Treyarch e Raven Software. Ma un'ultima cosa, potrebbe essere annuncio della console handheld, vediamo ragazzi. World Premiere, dai, concludiamo col botto sta conferenza. Questo è Fallout. Questo è Fallout Remastered, secondo me. No, Gears of War. Scusate, mi mangio tutto, altro che Fallout. Gears of War. Questa è la remaster / remake dei primi, perché c'è Marcus Fenix. Bene. Si vocifera che facciano come hanno fatto con l'Halo, come si chiama, l'Halo Master Chief Collection. Fanno l'edizione rimasterizzata di tutti i Gears of War. Stalker sicuramente lo modderanno a livello simile, John. Sì, se lo rendono moddabile, sì, bisogna capire, perché userà la Unreal Engine 5. Usa la Unreal Engine 5 Stalker. Con la musica Mad World riarrangiata per l'occasione, come il trailer, come lo storico trailer di Gears of War 2. Bene, quindi che cos'è? Un nuovo Gears of War? Non credo. Non è Gears of War Marcus Fenix Collection, chiamatela come volete. Comunque l'edizione è rimasterizzata. Gears of War Idei. Che cazzo vuol dire? Vabbè, si chiama così. Gears of War Idei. È un nuovo, non ho capito. Era un reboot. Non ho idea. Comunque, signori, questo era l'Xbox Game Showcase e adesso, subito dopo, inizia il Direct dedicato al nuovo Call of Duty Black Ops 6. Comunque possiamo dire, è veramente uno showcase della Madonna, una conferenza de Cristo, ha mostrato Microsoft stasera. Almeno paragonata rispetto alle altre conferenze, cioè gioca proprio un campionato a parte rispetto a Sony PlayStation, rispetto alla Summer Game Fest. Microsoft stasera veramente ha giocato un campionato a parte. Hello and welcome to Treyarch in Los Angeles and thanks bene, for joining us. Bene, adesso dobbiamo passare questa mezz'ora in cui ci parleranno del nuovo Call of Duty e poi alle 22, ragazzi, c'è il PC Gaming Show. Seguiremo anche quello.
I've been working here for over 20 years and I can tell you that we have something special. Magari faccio giusto una pausa nel mezzo per mangiare qualcosa. I know that the team are excited to give you a su Black Ops 6 in realtà, raga, non è che ci sia molto da dire, è il nuovo Call of Duty, è il nuovo Black Ops. Adesso ci fanno vedere la campagna, ci sarà un deep dive nella campagna single player, quindi gameplay. Ovviamente la bomba del Call of Duty di quest'anno è che sarà incluso su Game Pass da Day One. In true signature Black Ops fashion, campagna ambientata negli anni 90, real history, thrusting players into a conspiracy where a shadowy force has infiltrated the highest levels of the US government, branding anyone who resists as traitors and forcing players to go rogue for the first time to fight the very machine. I giocatori andranno rogue, quindi diventeranno dei rinnegati per la prima volta. The team has been meticulously crafting every aspect of this game to deliver the fun and attitude players expect from the Black Ops franchise. Interessa soprattutto il multiplayer, come ovvio, ragazzi. Infatti, multiplayer, un playground brand new, omni-movement system, un nuovo sistema di movimento omnidirezionale. Ok, questo potrebbe essere interessante. Vediamo come la sviluppa. Ci saranno ovviamente anche Nazi Zombie. Hanno sviluppato insieme tra Treyarch e Raven. Sembra che si puntano molto su questo Black Ops. Mai no turning back now. Campagna. Every Call of Duty player has a favorite campaign mission. Buonasera, gioco il molto. Buonasera a tutti, ragazzi, benvenuti. So iconic that they stick in your memory long after. Sì, we're bringing that action-packed blockbuster feel to every step of the narrative. We're giving you more variety, more dynamic moment-to-moment gameplay, and more options to finish each mission. We can do this loud or quiet. The game is packed with unexpected moments of Black Ops mystery. It's a high-octane spy thriller where you're never sure who to trust and what's real. And it's all set against the backdrop of the early 90s. Soviet veramente di livello. Gears of War credo sia un prequel, non un remake. È molto possibile, unbelievable. Io davo per scontato che sarebbe stata l'edizione rimasterizzata di tutti i vecchi Gears of War, però non sembra. When we talk about the Black Ops timeline, Black Ops 6 comes after the events of the Cold War, but is directly tied to the 1986 Black Ops 6 è ambientato dopo gli eventi di Black Ops Cold War. In dire circumstances. Ma si ricollega direttamente a Black Ops 2, che è un gioco del 2012. Black Ops 6 blends the rich and gritty history of previous franchise titles with bold new characters, with veteran Frank Woods as our through line in our story. No, ragazzi, mi è salita una botta di sonno, guarda, sto COD. In this new chapter we see a different side of Woods following his traumatic injury COD, at the hands però, of ragazzi, nel senso, sappiamo già cosa aspettarci, sapete già cosa aspettarvi anche voi. È Call of Duty. Spero ovviamente che non facciano la cagata di mantenere quel personaggio fisso per Fable, perché se non lo mettono customizzabile non ha neanche senso giocarlo. Guarda, non lo sappiamo, è ancora presto per dirlo, Teo. Credo comunque che... credo e spero anch'io che inseriranno un editor del personaggio. Anche una cosa semplice, cioè non è che pretendo l'editor di Black Desert, ok? Però almeno una fase di creazione del personaggio, almeno poter scegliere se farlo uomo o donna, queste cose qua, no? Beh, è una questione più banalmente di immedesimazione, essendo un GDR, ma credo che lo faranno, I primi Fable comunque potevi in parte personalizzare il tuo personaggio, più o meno. Newman, a technical genius, and Sabati Dima, a mysterious assassin. With the end of the Cold War, these former enemies have become buonasera, new allies. Chris. And with buonasera, the ragazzi. Return sì, of notorious Xbox operative è una bomba. Russell Adler, who'd gone missing for months. Rispetto agli altri, ragazzi, Microsoft sta giocando enemy. Un altro campionato. E qui non è essere boxari, ah sei boxaro, ah sei sonaro, sei nintendaro, no no. Frega cazzi. Noi siamo PC Gamer, quindi di prendere parte sapete che non ce ne frega nulla. Però bisogna riconoscere che Microsoft the next, you'll be pulling off a high-end casino di alto livello, ecco. We aim to take players all over mi the world and immerse them in vastly different experiences.
Within these missions, we wanted gameplay to unfold in multiple ways, giving players the freedom to navigate through them as they see fit. Teso, abbiamo visto where WoW. We have different combat styles, we also have conversation opportunities where you can talk, barter, però. And manipulate your way into different experiences. And we think you want to replay levels to see them all. Manipolare i personaggi per infiltrarsi in alcune zone di soffiato. Comunque tecnicamente tanta roba, anche questo Colt. Poi può piacere o non piacere, però non si può dire che sia brutto. We are excited to offer a variety of different enemy types in the campaign. The goal was to provide different challenges for the player. Se mantengono le promesse sembra un giocone, cioè da come lo stanno raccontando parlano di missioni multiple. Cioè, o meglio, missioni con approccio multiplo, approccio stealth, approccio action. Your enemies will be relentless, constantly seeking to outmaneuver you throughout the levels. But cut off escape routes, push on players' location, and force them to think on their feet. We've created certain missions where we give you a high-level objective and a variety of ways to approach that objective. E poi soprattutto, raga, tutto disponibile su Day One al Game Pass. Cioè, ma capite che sta roba è un game changer. È veramente un game changer. Tu fai il Game Pass, paghi 10 euro. Io credo che aumenterà di prezzo il Game Pass. Comunque, perché c'è troppa roba. Nel momento in cui ci metteranno anche Call of Duty, un piccolo rialzo di prezzo sarebbe più che giustificato. Dico che raddoppia, però magari un euro in più, due euro in più, magari sì. Tranquilizer Trap, giustificato. Comunque, sicuramente a livello di show meglio questo di Xbox, se vuoi dire meglio questo di Sony. Ma guarda, Game Squid, non... Anche a me ovviamente sarebbe piaciuto vedere più MMO, ovviamente, ragazzi, noi siamo MMO.it, però non possiamo criticare Microsoft perché non ci fa gli MMO, perché nel senso Microsoft non è una compagnia di MMO, no? Cioè Microsoft non è tenuta a sviluppare gli MMO. Non è a Microsoft che dovremmo chiedergli gli MMO. No, continuano a supportare Teso, WoW, Diablo 4 e c'è State of Decay 3, ricordo. Comunque State of Decay 3 è un live service cooperativo. The team is also bringing back the evidence board, which is praticamente still si evolve sempre in meglio, poco ma sicuro. Sì, ma non è la grafica il problema di Call of Duty, Chris. Se avete giocato l'ultimo Call of Duty, quello uscito l'anno scorso, cos'è il Modern Warfare 4? Un gioco terribile, non per la grafica è forse l'unica cosa che si salva, però veramente un gioco senza anima con una campagna single player brutta che dura tipo 4 ore. That was sick. Terribile, peggio di Call of Duty di sempre, quello dell'anno scorso. Ecco, vediamo questo Omni Movement, questo movimento totale che hanno creato. Vabbè, di Arena ne ha mostrato uno, dai, Game Squid. Non piacciono neanche a me gli shooter ad Arena. Ne hanno mostrato uno, due, quanti ne hanno mostrati? Su tutte le decine di giochi. And with Black Ops 6, we're redefining movement across the entire game. Ci può anche stare che un paio siano Arena. Poi io non li giocherò, ovviamente. Allora, niente, c'è questo sistema di movimento che è estremamente fluido, dicono. Puoi saltare, schivare. Puoi buttarti. Dive and our enhanced supine prone in full 360 degrees range of motion. Ok, interessante, devo dire, non è una roba clamorosa, però... And then realize people actually move that way. What happens if we get rid of that construct? Molto fluido. And then instantly it opened up like, oh, if you can sprint in any direction, then you can dive in any direction, you could slide in any direction, which then led to all the on the ground movement and everything else chaining together.
really been something that changes how you think and play the game. Whether it's sì, mi piace. No, sicuramente online questa roba cambierà il modo in cui si gioca. In competitivo. Una figata è il fatto che puoi fare 360 da sdraiato. E riduce anche la quantità di bottoni che bisogna premere per effettuare queste mosse. Sprint assist, mental assist. No, poi vedete, la cosa intelligente è che si può attivare o disattivare. Quindi se uno si trova male con questo sistema di movimento lo può anche disattivare. Però vabbè, ci sta a tenerlo perché è la novità di questo corpo. We want every player, regardless of skill chissà se questa cosa si noterà molto anche con mouse e tastiera, perché io ovviamente ho sparato tutto su PC, lo gioco con mouse e tastiera. Credo che sia pensato soprattutto e innanzitutto per il joypad, però credo che si noterà anche con mouse e tastiera. Things like traction control or assisted braking. No, Coda non si gioca solo online, c'è anche la campagna. Però la campagna l'anno scorso era brutta, era proprio brutta. Infatti sul codice di quest'anno ci puntano tanto anche sulla campagna. Avete visto quanto spazio gli hanno dedicato alla campagna? Ah, hanno aumentato le hitbox. Beh, oddio, Dio gracias, Dio santo, era ora che aumentassero le hitbox. Nel 2024 uno spara tutto con 4 hitbox ancora, è imbarazzante. Bene, 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 ci hanno aumentato i punti come vengono calcolati i colpi sul corpo. Sì, domani c'è la conferenza Ubisoft Forward di Twitter e anche quello lo seguiremo insieme. And since it's dynamic, it'll be a bit more dramatic if you're slowly clearing a room, but won't affect you at all if you're barreling full speed around that same corner. Non credo che lo vedremo, looking for opportunities to set the bar with movement and animations in Black Ops 6. Più probabile Splinter Cell remake di Division 3. Take cover. Poi io non so, magari mi stupisco, però non me l'aspetto. Super thrilled to show you the best looking characters that we've done. Non è vero, Rent for Fun, ti stupiresti di quanti milioni di giocatori ogni anno giocano la campagna di Call of Duty. Informati meglio. Se non mi credi, fai una ricerchina su Google e... Non lo dico io, intendiamoci. La campagna di COD ogni anno è giocata da milioni di player. Poi sicuramente sono di più quelli che giocano al multiplayer, perché la maggior parte delle persone ci gioca in molti COD. Però comunque parliamo di milioni di player anche per la campagna single. The thing that I'm most excited about is the number of new weapons from the era that we've added, which includes many that are brand new to the franchise. Nuove armi, nuove armi che ritornano da franchise. That means they're procuring gear by any means necessary, and it allowed us to pull a unique mix of weapons. We made sure to deliver dozens of unique attachments for every gun, and this allows the players to create a weapon to match any playstyle that you can imagine, all while maintaining the feel and tone of the era. In Black Ops 6, we really strive for striking that balance between real and hyper-real, but we want to ground our effects in realism. We find real-world reference so that we can match that motion, the weight, the timing, then riff off of that and create that hyper-real look that bene, everybody has come to know. Bene, è un gioco estremamente realistico ma anche spettacolare. Cioè, realistico COD, parolone, dai. Ah, parliamo del HUD. HUD sta per Head Up Display, cioè l'interfaccia. Ok, l'UI. In-game HUD is no different. Cioè, parla from the minimap to the ammo widget to in-game notifications. The Black Ops 6 HUD mi sembra la solita interfaccia di COD, streamlined experience. Molto pulita. For the first time in Call of Duty, players will be able to change their HUD in dramatic ways to suit their needs. Ah, sarà possibile personalizzare. Streamers can choose a layout optimized for their setup.
Or maybe you want your HUD centered so you don't have to look away. Ah, interessante. Puoi scegliere play dove mettere le cose. Molto bello. Questa è una cosa che già Guild Wars 1 faceva 20 anni fa. Però not è figo che ci siamo arrivati anche in COD. As players track that elusive challenge or target their next level, Black Ops 6 delivers an end-to-end experience from the lobby into combat and back, where player progress and achievement are celebrated in a big way. Beh, su Game Pass si prova, ragazzi. Sicuramente il multiplayer lo proviamo. Mi sa che tra ottobre e novembre il Game Pass, diciamo tra settembre e novembre. Il Game Pass early on in Black Ops 6's development, we set a goal to make leveling and XP matter more than ever. Looking back through the Call of Duty and Black Ops catalog, there's a lot of love, both internally at Treyarch and that we see in our community for how we used to handle. È assolutamente possibile che Squid. Traditional prestige is back in Call of Duty with Black Ops 6. Torna il sistema di prestigio tradizionale. Past Call of Duty prestige systems dai vecchi Call of Duty. Bigger and more rewarding than ever. Players who reach max player level will have the choice to enter prestige. Sembra questo nuovo codice sembra un ibrido, un mix tra i vecchi giochi, cose che ritornano dei vecchi giochi. Each with a valuable set of rewards to earn and equip to peacock your status. Players who make it through Prestige 10 aren't done. Instead, they'll graduate into Prestige Master with 1,000 additional levels to climb through and a classified reward to uncover for anyone dedicated enough to make it all the way to the end. The full prestige system is available on day one. Sarà disponibile dal day one il sistema di prestigio completo. Multiplayer. Ho appena aperto Battle. We know how many of our players look forward to multiplayer, and we will be providing a deep dive on it later in the year. Cosa devo commentare? For now, here's some insight into our development of Black Ops 6 multiplayer. Our vision since day one has been to craft an approachable and engaging step change of that signature Black Ops multiplayer experience. We focused on supporting three core playstyles for launch. Enforcers are the slayers who like to kill and stay on the move. Probabilmente tra settembre e ottobre. Recon is all about intel and counter intel play. No, aspetta, non ho già annunciato quando esce. Cazzo dico. Our support players who throw their bodies and objectives for the win are focused on taking out enemy score streaks for the team. Tre mesi. All of our weapons, gear and gadgets in multiplayer have been intentionally designed through that lens of supporting these playstyles. And of course, it wouldn't be a Black Ops game if you can't relive those action hero moments in theater, which we're happy to announce is returning with Black Ops 6. Now I said we're only getting a taste of MP today, but of course that means you're going to get some early details on maps. Anch'io, nel senso, mi sembra un buon COD. Poi non mi aspetto un gioco innovativo, rivoluzionario, perché sempre di quello stiamo parlando. Però per essere un Call of Duty mi sembra fatto bene. Mi sembra che ci stiano puntando tanto. Ed è già, e questa è chi ha giocato l'ultimo COD, Modern Warfare 3, che dicevo prima, sa quanto è stato brutto quel COD. Quindi questo sembra un passo nella direzione giusta. The maps have their own stories, and we have multiplayer taking place after the campaign, after you finish it. So don't want to get into too many spoilers there, but you'll experience some of those locations through the multiplayer lens. We cover a lot today, but couldn't leave you without giving you just one more thing. Adesso, ecco, siamo alla fine. Vediamoci questa. Finiamo questa parte sul nuovo COD, ovviamente nati zombie. Era figo, mi ricordo quando andavo al liceo e giocavo con i miei amici, giocavamo tutta la sera nati zombie. Round Bay Zombies is back. Avevamo 18 anni. Picking up the Dark Aether storyline where we left it. We're bello, bello. That there will be two brand new modalità più divertenti in assoluto, with a curated mix of fan favorite features and new elements to discover. Ci saranno elementi che entrano dal passato, elementi nuovi. Cooperative horde mode, where every map la modalità, per chi non la conoscesse, zombie è la modalità cooperativa. Ai miei tempi si chiamava Nazi Zombie, poi Nazi l'hanno tolto perché non sta bene, no? E quindi adesso si chiama la modalità Zombie, semplicemente. As you've heard today, the innovations in movement systems will also be coming to zombies. Plus, there are many additional zombie-specific features, both new and returning. This is going to be a truly epic return for round-based zombies. Be on the lookout for more intel coming later this year.
Steph interviewed AB. Mark? Now we know we only gave you a little taste of multiplayer here today, so make sure to mark your calendars for our worldwide multiplayer reveal event. Mi spiace solo che non abbiamo visto alcuni giochi che speravo di. Make sure to stay tuned for details and watch your favorite streamers get hands-on Black Ops 6. Però in cambio abbiamo visto tante altre cose che non pensavo ci avrebbero mostrato stasera. Ma scusate, ma il primo gameplay reveal del remake di Metal Gear Solid 3 all'Xbox Showcase. Cioè, quella che è sempre stata un franchise storico di Sony PlayStation. Quella è incredibile. È incredibile. Microsoft ha veramente calato l'asso. Ha fatto briscola stasera. Our goal on Black Ops 6 was and still is to make something that is the best work we've ever done and frankly the most fun to play. To do that, we deconstructed all of our gameplay, our systems, and content plans. Repeatedly asked how something could be better. In some cases, that led us to huge innovations. Però, come dico sempre, non voglio partire prevenuto. Non voglio partire da posizioni pregiudiziali, come diceva Duskiz. Quindi lo proveremo, ci giocheremo, tanto su Game Pass. And making updates and improvements. Across our weapons, gear, operators, maps, and more, a huge push has been to hit the highest visual and audio fidelity possible. The campaign tells an all-new Black Ops story where you're forced to go rogue. Diablo 4 è come Vestelovator è confermata l'8 ottobre. Mission and engagement variety. Multiplayer is a key ingredient in the DNA of Black Ops and hopefully in this sneak peek it was clear that every single part of the MP game loop will be improved and better than ever. From movement to shooting to footsteps to engagement systems to death. And last but definitely not least, the triumphant return of round-based zombies. Hanno invitato The War Within. There is so much more to share across all three game modes before the game officially launches on October 25th. 8 ottobre. Guarda il prezzo, ma non dirlo in chat, te ne prego. On behalf of the entire team, we can't wait for you to play Call of Duty Black Ops 6. Ma sì, lo so già, ragazzi, lo so già. Adesso ne parliamo, dai. Vediamoci che finiamo questa conferenza, questo direct. Black Ops 6. Bene. E questo è tutto, no? Sì. Infatti adesso c'è la chiusa. Carrellata di chiusura dell'evento. Beh, tanto di cappello, applauso per Microsoft che stasera, cosa gli vogliamo dire, si merita un botone questa conferenza. Poi ragazzi, Doom Dark Ages, bomba, il nuovo Indiana Jones, Avowed, Perfect Dark, il gioco di Mac, Fable, vabbè, teso, sti cazzi, l'espansione di Starfield, Shattered Space, Age of Mythology Retold, me l'avevo dimenticato, il remake di Age of Mythology. Poi così, a casissimo, anche Assassin's Creed, Shadows e Metal Gear Solid, cioè questa State of Decay 3, questa è una conferenza da 9 pieno, Stalker 2, cioè ma proprio per il fatto che hanno mostrato anche giochi che non avrebbero dovuto mostrare. Diciamo se non da 9 da 8 e mezzo. Conferenza da 8 e mezzo pienissimo. Super pieno, come direbbe Franchino. Avowed, Flintlock, The Siege of Dawn, Winter Barrow. Hanno mostrato roba. Hanno mostrato persino Dragon Age The Veilguard. Hanno mostrato dei giochi che non avrebbero dovuto essere presenti stasera. E per concludere, il nuovo Gears of War, tantissima roba, veramente tanta roba, raga. Cioè bisogna, oggettivamente bisogna ammettere che, poi ripeto, può piacere, non piacere, però
Votone, votone. Buonasera, Malsala, benvenuto. Stavo giusto dicendo, non si può dire niente. Cioè, stasera Microsoft ha veramente srotolato il cazzo, scusate il francesismo. E meno male, ci voleva, ragazzi, ci voleva come il pane dopo tutte le conferenze deludenti dei giorni scorsi. Mamma mia, c'era da deprimersi tra il PlayStation, lo State of Play di Sony, la Summer Game Fest di Geoff Keighley, una tristezza dietro l'altra. No, questa è una veramente signora conferenza. Mi dispiace solo che l'unica cosa che mi dispiace è che avrei voluto vedere un paio di giochi che non si sono visti, però ci sta, cioè obiettivamente cosa gli vuoi dire? Nel momento in cui hanno mostrato persino i giochi di Sony. Va bene, allora ragazzi, a questo punto facciamo questo commento a caldo, reaction a caldo sull'espansione di Diablo 4 Vestal of Aether, e dopodiché vi anticipo che faccio una piccola pausa e ci vediamo tra un'oretta per seguire anche il PC Gaming Show. Hanno mostrato veramente un sacco, secondo me pure troppo, non avevo mai il tempo di giocare, il nuovo Life is Strange pure, è vero, anche il nuovo Life is Strange, guarda Sala, se vuoi giocare non c'è mai tempo per giocare tutto quello che annunciano, bisogna fare una scelta per forza di cose. Detto ciò, datemi un link ragazzi, se no vado su Battle.net. Allora, vediamo. Dov'è Diablo? Vessel of Hatred. Preacquista. Vessel of Ultimate Edition, Deluxe Edition, Standard Edition. Vabbè, posso dire, temevo peggio. Da come me l'avevi detto che in Squid è 40 euro. Vabbè, classico, raga. Standard Edition 40 euro. Posso dire, temevo peggio, da come me l'avete detto, Plinius, le bestemmie, quante bestemmie. Temevo che Blizzard l'avesse sparato 50 euro. Standard Edition 40 euro, raga, è così da anni, le espansioni costano 39,99 euro. Sì, sì, no, ma vabbè, ma che le Deluxe abbiano dei costi folli lo sappiamo, raga. Però, raga, cioè, dato che cazzo me ne frega, prendete la standard, 30-40 euro va benissimo. Devo dire, sono contento perché temevo peggio Game Squid. Da come me l'avevi posta, temevo 50 euro la standard edition e 100 euro. Certo, è un'espansione, non è un gioco nuovo, però... Va bene... Il pacchetto espansione di Diablo 4. Certo, l'unica cosa, quando è che ce lo mostrate per davvero questo Vessel of Hatred? Immagino che faranno uno show apposito per l'espansione. Nuova classe, nuova regione, nuove feature e altro. Vabbè, stasera non si sbottonano. Immagino che nelle prossime settimane Blizzard annuncerà una live degli sviluppatori in cui scenderanno nei dettagli di Vessel of Hatred. Ragazzi, ricapitolando, 8 ottobre, prezzo base 40 euro per l'espansione. Eh sì, anche come dice Fate, anch'io avevo paura della 50 euro, perché WoW e mai costa 50 euro l'espansione. Se guardate The War Within, ma già da qualche anno, mi sembra. Già da qualche anno l'edizione base delle espansioni di WoW Retail sono 50 bombe, secco. Però è anche vero che le espansioni di WoW sono enormi, cioè hanno un sacco di contenuti. Questo di Diablo 4 mi sa un po' più di DLC, no? La classe nuova non si sa ancora, Finch, anche se avevano leakato lo Spiritborn. Credo, ragazzi, che sia abbastanza confermato, cioè... diciamo che manca solo l'ufficialità. Molto probabilmente sarà lo Spiritborn, che è questa classe che è un po' un mix tra uno sciamano e un monk. Non aspettatevi il paladino o il crociato, perché purtroppo resterete delusi. Quello se lo tengono per le prossime espansioni. Probabilmente, secondo me, la seconda espansione metteranno il paladino crociato.
Sul sito Blizzard c'è scritto scopri di più sullo Spiritista il 18 luglio. Boh, perfetto, Godin. Allora direi che possiamo darlo per confermato. Lo Spiritborn. Dov'è? Spirit. Armatura per Spiritista. Beh, ragazzi, diciamo che si capisce che è quello. Ecco, eccolo, è ufficiale. Sì, che brutto scoprirlo così. Vabbè, comunque, è ufficiale, ragazzi. Allora, leggiamo un po' il comunicato. Continua l'epica storia di Diablo 4 col nuovo capitolo Vessel of Hatred. Che sia la tua prima volta su Diablo 4 o tu stia tornando per continuare la storia più tormentata con la nuova classe, ottieni tutto ciò che ti serve per iniziare a uccidere demoni e preparati alla nuova espansione. Scopri quali malvagità ti aspettano in Diablo 4 Vessel of Hatred. Combatti nei panni della nuova classe dello spiritista e accogli gli spiriti mistici legati alle antiche divinità di Nahantu. Di fatto è uno sciamano, ok? Non volevano chiamarlo sciamano, ma quella roba lì. Continua a combattere per ostacolare il piano malvagio del primo maligno, Mefisto. Espandi la mappa con la nuova regione di Nahantu ed esplora le sue giungle rigogliose. Per chi ha giocato a Diablo 2 se lo ricorderà molto bene, è la zona della giungla di Kurast, l'atto 3 di Diablo 2. La giungla corrotta di Kurast. Ecco. Recluta nuovi mercenari che combattano al tuo fianco. Mettono i mercenari, raga. No, figata, come in Diablo 2. Mettono i mercenari. Bomba. Questo mi piace. Mi dà tanto vibes da Diablo 2. Quindi, recluta nuovi mercenari che combattono al tuo fianco, affronta nuovi nemici, spedizioni, sfide, PvE, cooperative e altro. Inoltre, scopri una serie di aggiornamenti al gioco base che introducono nuovi poteri e migliorano ulteriormente il mondo di Diablo 4. Diablo 4 è l'esperienza action RPG, vabbè, questo lo sappiamo già. Non c'è bisogno che vi spieghi che gioco è Diablo 4, giusto? Sarà. Buonasera, Entenai, buonasera. A chi è arrivato nel frattempo, ragazzi, benvenuti. Quindi il 18 luglio ci sarà la live in cui scenderanno nei dettagli, me lo segno, Godina. 18 luglio, quindi Diablo 4, scusate, Diablo 4, Vessel of Hatred, live. La seguiremo insieme, ovviamente, ragazzi, ve lo anticipo già. Beh, interessante comunque. Anche secondo me sarà uno sciamano. Ma sì, nel senso l'archetipo è quello. Poi magari a livello di gameplay sarà un po' diverso. Però lo sciamano era letteralmente uno spiritista, quella roba lì era. C'è questa armatura, c'è questa skin per la mount. Dai, per un'espansione 40 euro la base. Beh, ormai sono questi i prezzi, GameSquid. No, ma ragazzi, io. No, ma nel senso, allora, se parliamo di cosa mi piacerebbe, ovvio che mi piacerebbe anche a me piacerebbe che costassero meno, ragazzi. Però se parliamo di cosa è realistico, è da anni che le espansioni ormai costano 39 euro, eh. Da anni, se ancora vi aspettate le espansioni 29 euro siete rimasti indietro, ragazzi, perché è da tanto tempo che non è più così. Magari negli indie, ma nei giochi AAA ormai DLC e l'espansione, ma anche i DLC ormai costano quel prezzo lì, quel prezzo lì. E anzi, ripeto, io temevo peggio perché l'espansione di WoW ormai base costa 50 euro, eh. Sarà quello il giaguaro, se no perché lo mettono lì? Ma sì, ci sarà sicuramente. E no, questa è una skin. Questa è una skin se preordini. Bomilcale, c'è scritto. Se leggi. Pacchetto cavalcatura più armatura felino guerriero. Bisogna pagare, ragazzi. Bisogna pagare. Volete questa bestia? 60 euro per la Deluxe Edition o 90 euro per la Ultimate Edition? Comunque, esatto. Bomilcale ci ricorda che già Diablo 3 Reaper of Souls è a 40 euro ed è uscito nel 2014. Reaper of Souls, quindi, ragà, è così da 10 anni.
Era molto bella l'industria degli anni 90 in cui ti vendevano le espansioni a 20 euro, però non è più così da tanto tempo, perché come giustamente dice Bomilcale, già Diablo 3 era così. Quindi niente, ragazzi, ovviamente torneremo a parlarne di Diablo 4, vediamo un po' se c'è qualcos'altro che mi sono perso, ma direi che siamo in chiusura. Quindi ricapitolando, ne ha mostrata di roba, ragazzi, mamma mia. Facciamo un breve recapone. Cosa ci sarebbe di nuovo nell'espansione a livello di gameplay? Devono ancora annunciarlo, Just Like Heaven. Oggi non sono scesi nel dettaglio, hanno soltanto mostrato un trailer cinematografico, però l'ho letto prima, ragazzi. Ci sarà la nuova classe. Ci sarà una nuova regione, ci sarà ovviamente un nuovo atto della storia, un endgame migliorato, non si sa come, ripeto, non sono ancora scesi nei dettagli, nuovi nemici, nuove feature, che anche lì bisognerà capire quali saranno, e soprattutto, io mi permetto di dire, i nuovi mercenari, che questa sono una meccanica, cioè, è una roba grossa se aggiungono i mercenari Diablo 2. E per il resto non lo sappiamo ancora, perché ripeto, Blizzard ha annunciato che il 18 luglio fa una live dedicata a Diablo 4 Vessel of Hatred, quindi sì, esatto, lo Spiritborn, in italiano lo spiritista. Quindi, signori, questo è l'Xbox Game Showcase più il Call of Duty Direct. Cosa hanno mostrato? Hanno mostrato, allora, trovate tutto sulla pagina ufficiale di sul canale YouTube di Xbox. Ricapitolando, hanno mostrato Doom the Dark Ages, tanta roba, State of Decay 3, Dragon Age The Veilguard, il nuovo Dragon Age che rivedremo martedì alle 17 con un video gameplay di 15 minuti. Poi Shattered Space, la prima espansione di Starfield. Fallout 76, l'update in arrivo il 12 giugno, per la gioia di Askz. Poi questo Clair Obscur Expedition 33. Poi South of Midnight di Compulsion Games. Poi World of Warcraft The War Within, la nuova espansione che uscirà il 26 agosto. Poi, a sorpresa, è arrivato pure il primo gameplay trailer di Metal Gear Solid 3 Remake Snake Eater. Poi l'annuncio della nuova season di Sea of Thieves, la stagione 13, che darà la possibilità di diventare un villain, quindi un cattivo. Poi Flintlock, il nuovo Flint, scusate, Flintlock The Siege of Dawn, con tanto di data di lancio, che è il Flintlock The Siege of Dawn 18 luglio, quindi in piena estate. Poi Age of Mythology Retold, l'atteso remake di Age of Mythology che uscirà il 4 settembre. Poi il primo trailer di Perfect Dark, il reboot della serie. Poi appunto Vessel of Hatred, la prima espansione di Diablo 4 in uscita il, abbiamo detto, 8 ottobre. Poi Fable, vabbè, questo classico trailer che mischia cinematic e in-engine footage senza una data. Poi Frogpunk, questo è lo shooter, però questo devo dire è molto stiloso, eh. Poi, ripeto, non è il mio genere, però shooter, arena shooter competitivo con uno stile estremamente azzeccato. Poi Winter Barrow, questo è il gioco del topo. Poi Mixtape, questo anche esperienza di Annapurna Interactive. Poi Microsoft Flight Simulator 2024, cioè il nuovo update per Flight Simulator che uscirà il 19 novembre. Poi, vabbè, la celebrazione per i 10 anni di Elder Scrolls Online, questo lo sapevamo già. Poi il nuovo Life is Strange Double Exposure, che uscirà, non so se me lo sono segnato, sì, il 29 ottobre. Poi Mecha Break, il nuovo gioco di Mech. Poi ovviamente il nuovo Indiana Jones e l'antico cerchio, ancora senza data ma confermato per fine anno.
Poi Wuchang Fallen Feathers, che è tipo questo action orientale. Poi Avowed, il nuovo GDR di Obsidian, anche questo senza da al momento senza data, ma confermato per fine anno, quindi in autunno. Poi Atomfall, che sembra un po' Atomic Heart, ma in salsa diversa, se non sbaglio senza data. Poi il primo look al gameplay di Assassin's Creed Shadows a sorpresa, ma me lo sei aspettato, di Ubisoft. Questo lo rivedremo domani appunto all'Ubisoft Forward. Poi Stalker 2, Heart of Chernobyl, confermato per settembre. Poi tre nuove console di Xbox Series X ed S. Ecco, alla fine quello che è mancato è stato l'annuncio di questo fantomatico device handheld. Dicevano tutte le voci, dicevano che Microsoft alla fine avrebbe annunciato ufficialmente, avrebbe mostrato questa console handheld tipo Steam Deck o Rogue Ally, e invece niente proprio. Strano. Poi l'annuncio del nuovo Gears of War E-Day, su cui non sappiamo nulla. E poi ovviamente il nuovo Call of Duty Black Ops 6, su cui addirittura abbiamo visto un lungo direct di un quarto d'ora. Volevo rivedere un attimo velocemente, ecco, come ultima cosa, rivediamo un attimo il nuovo Assassin's Creed Shadows, che mi ero distratto. Secondo me il problema è dare sempre troppa retta alle voci, quello è vero, gatto matto, assolutamente. Cinematic violentissimo nella parte di lei nella ragnatela di Mephisto. Sì, beh, ma a livello di violenza direi che è bello, non si fa problemi Diablo 4. Gioco PEGI 18. Did your father ever tell you why my bones ache in the weather? Dire di aver meglio di definiscono gli insaniti. Their soldiers killed everyone. I do not fear our enemy. Ricordiamo che Assassin's Creed They Shadows aveva talk il of doppio peace and protagonista dream of war. Yasuke, il samurai nero, che combatterà, quindi sarà più adatto all'azione, e lei, Naoe, che invece è una Kunoichi, quindi proprio assassina silenziosa più stealth. Our people deserve to be freed of the oppressor's grasp. Sembra fatto bene, molto classico. Evil. Non aspettatevi un gioco Now, we'll always rivoluzionario, to perché heal. non lo è, ragazzi. È pur sempre Assassin's Creed, però si vede che ci hanno puntato tanto, People so eh. quick Questo è in to sviluppo abuse da their power do not almeno deserve 6 to anni, keep questo it. Assassin's Creed. There is L'engine è much lo we will stesso learn from each dei other, Yasuke. precedenti Assassin's Creed, l'Anvil, si chiama Anvil Next, ovviamente una versione aggiornata e migliorata. Il sistema di combattimento, sì, devo dire, è lo stesso. Can see when È il two sistema people di fit, combattimento migliorato, è when lo they will stesso be combat system degli altri Assassin's Creed, ma migliorato. Notare che hanno aggiunto mosse da samurai, come la You can decapitazione, see when ovviamente, two perché people fit, è una mossa when they famosa will dei be samurai. better together. There is no honor in preying on the weak. Mi aspetto un gioco enorme, come classico di tutti gli open world di Ubisoft. Ah, lei addirittura usa queste. Together, we Non mi will ricordo bring come si justice chiamano. back to the people. Va bene, questo non sarà. Considerate che questo è uno dei pochi giochi che abbiamo visto nella conferenza di stasera che non sarà ovviamente disponibile su Game Pass. Semplicemente Microsoft l'ha mostrato durante la sua conferenza, così come anche il remake di Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Questi ovviamente non saranno inclusi su Game Pass, però intanto li ha mostrati nella conferenza di stasera. Niente ragazzi, ci siamo fatti 2 ore e mezza buone, direi. Sì, 2 ore e mezza di conferenza. Direi
E io direi che ci salutiamo, ma perché ragazzi, in realtà ci vediamo tra un attimo. Io vado giusto a mangiare qualcosa, mi riposo giusto, mi rilasso proprio 5 minuti e poi ci vediamo alle 22 per seguire il PC Gaming Show, quindi fate che inizierò tipo anche lì alle... Ci vediamo alle 21:45 circa. Quindi sì. Lei è bellissima, se il video è in engine, il livello di dettaglio sembra tanta roba. Sì, era in engine. No, ma si è visto di... Cioè, quello che si è visto è gameplay, gatto matto. Cioè, questo non è mica cinematic, questo è gameplay. Sì. Non si vede l'interfaccia, però questo è assolutamente gameplay in engine. E infatti scatta, lo devono ottimizzare, perché vedete qua, tac, guardate quanto scatta qui. Comunque... Grazie Chris, grazie Rios, ma mangio, non faccio una cena vera e propria, mangio qualcosa di leggero, giusto uno spuntino. E ci vediamo tra pochissimo. Si va di PC Gaming, ragazzi, PC Gaming Master Race, speriamo bene. Mi raccomando, state sempre sintonizzati su mmo.it, followateci, iscrivetevi, abbonatevi, followateci tutto quanto. Ci vediamo tra pochissimo per il PC Gaming Show. Grandi ragazzi, a dopo, sempre connessi, aggiornati, massivi. Grandi, a tra poco.